Eccoci sulla Invitation Concept di Nissan, una macchina che ci invita proprio a guardarla davvero, perché presenta soluzioni molto interessanti. Un frontale molto geometrico che però viene bilanciato da questi dettagli dei gruppi ottici, una onda di LED molto dolce. Sulla fiancata poi questo motivo molto dinamico, magari simile a concorrenti come Peugeot oppure come Opel, però qui trattato in modo più tridimensionale, per cui molto interessante. Il posteriore anche presenta delle soluzioni interessanti come i gruppi ottici che creano un doppio movimento, uno verso la fiancata e uno verso la coda, dove troviamo un lunotto molto basso per cui sportivo e un portellone gonfiato per cui che poggia la vettura molto a terra. È una vettura interessante anche perché molto probabilmente la rivedremo simile sul mercato, infatti prefigura la Note che arriverà bene o male nel 2013. iCross Concept è l'altra novità di Nissan portata qui allo stand ginevrino. È un crossover, un SUV di grossa taglia, sportivo, che potrebbe prefigurare il prossimo Murano. Viene caratterizzato da questa linea molto dinamica che parte dai gruppi ottici e corre lungo la fiancata. Un movimento verticale molto interessante che porta poi a creare questo dinamismo fino al montante posteriore. Nella zona posteriore bisogna osservare questi gruppi ottici che sembrano fondersi con il lunotto. Una membrana trasparente infatti corre dallo spoiler fino alla parte inferiore del portellone. Uno sguardo anche agli interni dove l'elegante pellame bianco viene abbinato a un più tecnologico verde sgargiante. Uno sguardo per esempio anche alla plancia dove una tridimensionalità spiccata viene realizzata attraverso una sovrapposizione di layer trasparenti.